poco fa ti chiedo allora come stai. Bene, bene, un po' di grandi, ma tutto normale, dai. Meglio sull'esterno? Diciamo che se faccio gol se ne va sempre bene. Quindi più che altro per la squadra. Serviva non perdere, serviva vincere, però va bene anche il pari per come si era messa la partita. Quello C'è un po' di amaro. sempre, perché noi tutta la settimana ci alleniamo per vincere la domenica. È chiaro che poi ogni partita è una storia a sé. Oggi eravamo andati sotto, la squadra avversaria si chiudeva bene, quindi un punto guadagnato, diciamo, noi. Beata deviazione, due a Pisa, una oggi, una anche contro la tua. Vuol dire che ogni tanto ci va anche E bene, ci si dai. prova. L'importante è provarci, dopo la fortuna, c'è sempre bisogno di fortuna nello sport e soprattutto nel calcio, quindi ho calciato, è stata deviata e va bene così, dai. Cosa credi di dover migliorare quando giochi di punta? Perché insomma Vivarini ha detto, ha fatto capire che lì devi migliorare, forse i compagni però devono migliorare nel servirti. Credi sia questo il punto? Diciamo che comunque le mie caratteristiche portano che io abbia bisogno di spazio. Dentro chiaramente c'è molto più traffico e devo migliorare proprio in quello, devo migliorare nel giocare nello stretto, cercarmi meglio con il mio compagno che sicuramente mi darà più opzioni per trovare spazio. Ma bisogna migliorare sempre, non è che adesso perché gioco davanti devo migliorare, devo migliorare dappertutto. La gara di Savona, la domanda che prima è stata fatta a Scipioni, che cosa mi dici di questa partita, se ci pensi? Savona è un ricordo dolce amaro, diciamo. Bella la festa, bello tutto, però quello che è successo quest'estate è abbastanza pesante. È chiaro che si va con un altro spirito, andiamo su per vincere, per fare la nostra partita, cercando di non pensare a nient'altro. C'è un po' di amarezza. No, sì, c'è un po' di delusione perché pensavo di vincere, speravo di vincere. Poi per come si è messa la partita, abbiamo preso l'unica occasione che abbiamo concesso. Sono stati bravi e fortunati a pareggiarla, prendiamo questo punto e da domani prendiamo il Savona. Con la ripartenza la cosa non ha funzionato. Con le partenze a noi ci hanno detto di stare attenti alle palle lunghe. Diciamo, abbiamo perso uno scontro aereo, poi loro sono stati bravi a uscire al nostro pressing, hanno allargato il gioco e Caidi si è trovato uno contro uno contro l'avversario, è stato bravo a fare gol. La nota positiva è che comunque si prosegue con la striscia di risultati utili, insomma, da inizio anno. Sì, diciamo che il 2016 porta bene perché ancora non perdiamo mai. Siamo contenti a metà perché, come ho detto, in casa dobbiamo cercare di dare qualcosa in più per cercare di vincere le partite, però quando le riesci a vincere è importante anche che non le perdi. L'altra nota positiva è che in casa comunque la striscia positiva continua, cioè vuol dire che il Teramo comunque il carattere ce l'ha all'infinito. No, questo come si è visto a Pisa, noi giriamo pure fuori casa, come dici tu, col carattere. Prima diciamo le cose non ci riuscivano a metà, adesso siamo un po' più sereni, un po' più tranquilli grazie a questi risultati, diciamo che le cose ci riescono. Si è parlato qualche settimana fa di uno Scipioni che andava a Salernitana. Vuoi tornare sull'argomento, dire qualcosa, dire No, qualcosa? preferisco non parlarne. Savona Teramo che sensazione ti dà? Diciamo che appena arriverò nello stadio, penso per me e per i miei compagni sarà un effetto, diciamo, strano, perché lì l'anno scorso ho realizzato un sogno che poi è stato tolto da altre persone, però il ricordo rimane. Quindi personalmente quando vedrò quello stadio in quel settore ospiti mi verranno in mente dei ricordi. Quindi un punto che muove la classifica per una salvezza tranquilla, però riflettendo si rischia che questo campionato del Teramo diventi un campionato un po' anonimo. No, noi parlando nello spogliatoio abbiamo detto di, come dire, cercare di, anche se è difficile, puntare ai playoff, poi dipende anche dai punti che ci ridaranno, però noi cerchiamo di fare bene ogni partita, poi la classifica ancora non la guardiamo, personalmente ancora non la guardo, poi quando
verso marzo inizio a guardare e vediamo dove stiamo. Valentini, come l'hai visto? No, io mi sto bene, mi fa piacere rivederlo. Siamo parlati prima e dopo la partita, perché oltre a essere un bravo giocatore è anche un ragazzo eccezionale, quindi sono contento per lui. Sono felice di essere avvicinato a casa, perché è un po' di anni che giocavo lontano, però oggi ha fatto una grande partita, secondo me. Sembri un po' arrabbiato. No, arrabbiato no, diciamo deluso, perché quando gioco in casa io voglio sempre vincere. Poi, per come l'avevamo preparata, ero quasi convinto di vincere questa partita. Soprattutto dopo che l'avevamo ripresa, anche se mancava poco, ci credevo ancora di più. Però non si può vincere. Avete dato una parte sulla spalla forte. Vabbè, Francesco, a me piace tanto il giocatore, perché lotta, non fa la guerra, tiene palla, poi gli attaccanti, sai, quando non fanno gol è facile puntare il dito su di loro, però c'è da vedere tutto il lavoro che fanno prima di arrivare in porta. Se non ho fatto oggi si rifarà stavolta. Ti